Al Franco Ossola la posta in palio è la promozione diretta per il Livorno, i play-off per il Varese. Livorno che in trasferta dà il meglio, solo 2 KO a fronte di 8 successi. Ma le ultime 3, lontano dal picchi, sono stati 3 pareggi. Con Martinetti e Juan Antonio indisponibili, Castori ha solo 3 attaccanti. Nel consueto 4-4-2 titolari Neto Pereira e De Bago e il giovane Scapuzzi in panchina. 3-4-1-2 per il Livorno, Belingheri dietro a Paulinho e Dionisi, arbitra Candussio della sezione di Cervignano. Giornata calda, ritmi blandi in partenza. All'11° Belingheri pesca bene Dionisi che punta l'area, la finta su Lazzarra e poi serve sul secondo palo proprio Belingheri che non ha difficoltà a insaccare. 10° gol per lui, 4° assist per Dionisi, Livorno in vantaggio. Pronta la reazione del Varese sulla tre quarti, Neto Pereira difende il pallone, poi trova il corridoio centrale per Ebagua, pronto il sinistro ma Mazzoni è attento. Ora è soltanto Varese, calcio d'angolo di testa a Pucino, respinge Mazzoni, ancora di testa a Trost da terra, si salva prodigiosamente il portiere Amaranto, poi Neto Pereira non trova la coordinazione. Sfortunato il Livorno ma anche disattento alla mezz'ora, Lazzarra si addormenta sul pallone, Dionisi glielo soffia, va al cross basso trovando puntuale ancora Belingheri, splendido il raddoppio del Livorno, colpo di tacco di Belingheri che ricorda una finezza analoga di Bettega. Al 40° Lazzar prova a farsi perdonare con questa staffilata da quasi 30 metri. 3 minuti dopo è di nuovo Varese, Zecchin suggerisce per Neto Pereira, il brasiliano mira al palo lungo ma il suo sinistro non ha fortuna, si va a riposo sul 2-0 per il Livorno, la squadra di Castori avrebbe meritato almeno un gol. Ripresa poco più di 2 minuti, il Varese trova il gol, discesa di Neto Pereira, appoggio all'indietro per Zecchin, sulla traiettoria c'è Ebagua che mette dentro di tacco, proteste per la posizione di Ebagua che però è tenuto in gioco da Luci, 15° rete per lui, è il goleador più prolifico nella storia del Varese, 39 gol con la sua firma in campionato. Biancorossi trovano entusiasmo, sull'appoggio di Neto Pereira ci prova Corti ma il suo destro è alto. Castori osa, fuori Pucino, dentro Ferreira Pinto, Varese con difesa 3, Zecchin a fare il trequartista. Nicola risponde con Duncan, a lasciargli il posto è Gensoglu che però tarda troppo a uscire, Candussio lo ammonisce, Gensoglu era diffidato e allora salterà il posticipo con il Novara. Al 19° si rivede il Livorno, sempre con la premiata ditta Dionisi Belingheri, ma sulla respinta di Bastianoni questa volta Belingheri mette fuori. Si riparte, Corti pennella per Neto Pereira, splendido l'aggancio ma la conclusione è deviata in angolo. Nicola si copre, fuori Paulinho, oggi non pervenuto, dentro Ceccherini. Proteste Livorno per questo contatto in area tra Corti e Luci ma l'arbitro dice che ha spalla contro spalla. Alla mezz'ora altra occasionissima Varese sul cross di Zecchin, Trost anticipato da Ceccherini, dall'altra parte Odoamadi non riesce ad approfittarne. Al 39° piovono fischi per questa sceneggiata di Capitan Luci, una leggera spinta alle spalle, lui si accascia a terra, si lotola platealmente, si accende anche una mezza rissa, nessun provvedimento dell'arbitro. Al 5° di recupero, l'ultima occasione per il Varese sul destro di Rea, deviato in angolo. Sul calcio d'angolo, vediamo, allontana di testa Ceccherini, di fatto lancia in contropiede Dionisi. Dionisi che si fa tutto il campo, Bastianoni è incerto se uscirgli incontro o no. Nel frattempo Dionisi entra in area e Bastianoni lo atterra. Calcio di rigore, espulsione del portiere. Tra i pali va Ebagua, incitato dai tifosi, ma Dionisi dopo 2 assist trova anche il gol. E anche Ebagua, come avete già mostrato, andrà a complimentarsi con lui, neanche il tempo di centrare il pallone, si chiude qui nel ricordo di Piermario Morosini. Partita molto bella che il Varese avrebbe meritato di pareggiare, ma c'è stata sì sfortuna ma anche troppa imprecisione sia sotto porta che in difesa. Per quanto riguarda invece il Livorno, nona vittoria esterna, dunque uguagliato il record della stagione 2008-2009, quella che si concluse con la promozione in Serie A. Il migliore in campo è Dionisi, gol nel finale a parte, è lui che ha cesellato gli assist per Belingheri. Ed è lui che di fatto ha confezionato anche tutte le altre, per la verità, poche occasioni Amaranto. Ribadiamo il risultato qui dall'Ossola, Varese 1, Livorno 3, linea Roma.